Sono una befana. Nessuno potrà toccare i miei ingredienti dello slime. Sono solo miei. Benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, oggi Sophie crede di essere la befana. Aiuto, sono davvero spaventato. Credo abbia nascosto gli ingredienti dello slime in giro per tutta casa. E come sapete, l'unico modo per spezzare l'incantesimo e farla ritornare normale è trovare tutti gli ingredienti dello slime e formare lo slime. Guardate com'è conciata, sembra una vera befana. Ha il suo bastone volante e poi ha le unghie nerissime. Quella specie di mega Neo davanti. Che fa? Sento il rumore di moccioso. Al momento non sono per nulla in un posto sicuro. Qui ho il mio quartier generale per poter controllare casa e lei si trova nel soggiorno. Io non ho idea di dove abbia nascosto gli ingredienti. Spero soltanto qui e non per tutta la casa, altrimenti non li troverò mai. Fatemi un attimo controllare. Controlliamo gli ambienti qua. E ci abbiamo il salotto, la cameretta. Voglio provare a fare un esperimento. Tengo tutte le luci. Luci off. Ok. Così ho creato il buio in casa e lei mi dovrebbe vedere meno. Adesso dobbiamo cercare gli ingredienti. Credo di aver avvistato il primo. Guardate, credo si trovi all'interno di quel vaso. Vedo una colla, voi la vedete? Proprio quei fiori che sta toccando Sophie. Tutto questo rosso, io lo odio. La befana è più famosa di Babbo Natale. Babbo Natale è uno stupido buffone grosso, bavoso, con la barba tutta bianca e vecchio. Mentre la befana è molto affascinante, molto carina. Aiuto ragazzi, la vedete? Mi sta cercando. Ho pensato un diversivo per distrarla. Ho qui in tasca delle caramelle. Le provo a lanciare e fare il rumore. Magari così lei si distrarrà e andrà via. Proviamoci. Ok, è il mio momento. Sono in cucina, chiudiamo la porta. Non dovrebbe avermi visto. Ragazzi, non la vedo più. Dov'è? Oh, cavolo! Io mangio cioccolatini che tu avevi tirato per me. No, no, no! Aiuto, aiuto! Aiuto, 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 aiuto! Aiuto. Scappiamo, scappiamo! Okay. Sono sicuro, chiudiamo. Cavolo ragazzi, l'avete vista? Mi ha fatto saltare in aria. Non mi aspettavo che apparisse così dal nulla. Ci troviamo adesso nella camera da letto. Sta bussando. Aprimi. No, non ti apro. Ti sto facendo uno scherzetto. Di che scherzetto stai parlando? Vattene via, Sofì Befana. Uno scherzetto? Ma di che cavolo di scherzetto parla? Non ho bisogno dei tuoi scherzetti, grazie, li puoi anche tenere. Com'è il mio telefono? Il mio telefono nuovo, no! Sto buttando dal balcone! No, 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 cavolo, cavolo, che cosa significa? Come lo sto buttando dal balcone? Se non trovi tutti gli ingredienti, dovresti trovare il tuo telefono! Ragazzi, secondo me è soltanto una trappola. Io non credo abbia il mio telefono, anche se al momento io non l'ho in tasca. Calma, non ci facciamo prendere dal panico. Controlliamo bene in questa stanza se c'è qualche indizio. Vediamo di qua. No, non c'è nulla. Qui... Cavolo, sì! Questa è la ciotola per fare lo slime, sì! Vai, ho trovato il primo oggetto! Questo è fondamentale, senza di questo non avevo dove poter fare lo slime! Adesso abbiamo bisogno della colla, il bicarbonato, il liquido per lentine e la spatola. Dobbiamo uscire da qui. Secondo voi è ancora qui dietro la porta? Proviamo ad aprire piano piano uno spiraglietto e controlliamo. Non vedo nessuno qui dietro. Forse è andata via, è volata con la sua scopa. Proviamo ad uscire. Oh cavolo, ma quella è la sua scopa. È la sua scopa magica per volare. E in più avete visto, c'è anche il liquido per lentine. Sì, è fondamentale per fare lo slime, lo dobbiamo prendere. Guardate, è proprio lì. Manca così poco per prenderlo. Proviamo ad avvicinarci. Ok. Ok, ci siamo qua. Ah no, cavolo, è tornata. Non avrei mai E tu non avrai mai la tua scopa. Aiuto. Aspetta, vai via o la butto dal balcone questa scopa. Tu mi dai la mia scopa e io ti faccio prendere il liquido. Sì? Vuoi la scopa? Bene, prendila. Ok. Ecco qui il liquido, ci siamo. Ritorniamo al sicuro.
Eccoci, mettiamolo qui. Sì, abbiamo già due ingredienti. Adesso dobbiamo continuare la ricerca. Potrebbero essere ovunque. Giuro che questa Befana è molto, ma molto spaventosa. Mi fa saltare in aria ogni volta che compare. L'avete visto? Era nascosta. Non l'avevo completamente vista. È apparsa dal nulla. Proviamo a uscire di nuovo da qui. Vediamo dov'è. Befana, dove sei? Sento dei rumori di là. Penso proprio si trovi nel soggiorno. Sento dei rumori provenire da lì. Proviamo ad avvicinarci. Ma cos'è questo rumore? Sento russare. Oh cavolo, ma è la Befana. Ragazzi, si è addormentata, la vedete? È lì. Penso sia la mia grande occasione per prendere la colla. Non devo fare assolutamente rumore. Non mi deve sentire, non mi deve beccare. Guardate qui, c'è la colla, sì. Devo togliere questi fiori. Come faccio? Così. Ok, eccola qui. Ci siamo quasi, la stiamo per prendere. Manca pochissimo, sì. Oh no, oh no. Dove sta andando? È scappata? Ma cos'è impazzita adesso questa Befana? Non lo so, ma intanto io ho trovato la colla, sì. Oh no, è andata nella camera da letto, dove ci sono tutti gli altri ingredienti. Adesso come faccio? Non posso più prenderli. Cavolo, devo trovare un modo per farla uscire da lì. Befanuccia, dove sei? Sei qui dietro? Ti prego, non mi fare saltare in aria. Dove sei? Ah, aiuto, aiuto, aiuto. L'avete vista? Mi ha fatto saltare in aria. Non vuole più uscire da lì dentro. E adesso come faccio? Ho soltanto la colla, mi mancano tutti gli altri ingredienti. Idea! Qua ci sono questi bellissimi fiori. Li potrei usare come esca per attirarla. Befanuccia, vieni qua, ho un regalino per te. Vieni. Eccola, mamma mia. Ti ho portato un mazzo di fiori. Per me? Sì, sono tutti per te. Dammi i fiori. Ok, tu vieni più in qua. Vieni, sì. Ecco, prendi pure i fiori. Ciao. Via, mi insegue. Giuro che questa sfida sta risultando molto più spaventosa del previsto. Oh. Ecco qui la colla, tiriamola fuori e mettiamola nella ciotola. Rimangono soltanto gli ultimi due ingredienti. Ragazzi, e adesso dove cavolo si è cacciata? Non la vedo da nessuna parte. Vedo soltanto la sua scopa proprio lì a terra. L'ultima volta che ha lasciato la scopa ci ha combinato una trappola. Quindi questa volta dobbiamo stare molto attenti. Provo a dare un'occhiata per vedere dove possono essere gli altri ingredienti. Qui non c'è niente. Ci sono i fiori che le ho dato prima. Qua non vedo nulla. Niente di niente. Niente neanche qui. Nel divano non ci sono. Forse sono qui sotto. No. Nell'albero di Natale non vedo niente. Oh cavolo, ma è una paletta, insieme ai telecomandi. Sì, questo è fondamentale per fare lo slime. Adesso ci rimane l'ultimo ingrediente, il bicarbonato. Penso si possa trovare in cucina, perché è un ingrediente da cucina. Proviamo a controllare. Ok. Oh no, è lì, la vedete? Ma che sta facendo? Cavolo, queste unghie, non riesco a prendere le caramelle. Si sta mangiando le caramelle. Veramente? Forse dobbiamo approfittare di questo momento che è distratta. Il bicarbonato è proprio lì, sopra il tavolo. Ci dobbiamo avvicinare piano piano, senza fare rumore. Non si sta accorgendo di nulla. Eccolo. Sì. Mi no, aiuto, aiuto, aiuto. Via, 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 via. Ecco qui la colla e la paletta. Sì, missione completata. Abbiamo tutti gli ingredienti. Adesso non rimane che fare lo slime e liberare Sofì dall'incantesimo. Mettiamoci qui a terra. Ok. Mettiamo la colla. Ok. Così aggiungiamo un pizzico di bicarbonato, mescoliamo e aggiungiamo il liquido per lenti. Ecco qui lo slime che si sta formando. Ecco qui il nostro slime è pronto. Guardate che bello. Adesso dobbiamo solo sperare che Sofì sia tornata normale grazie allo slime. Andiamo a controllare. Potere dello slime. Qui non ci sono Befane. Non vedo nessuno. Vedo un piede che si muove e sento anche cantare. Ciao Sofì Befana. Come mi hai chiamato? Sofì Befana. Ma come ti permetti? Ti senti bene? Tutto ok? Certo, sono super emozionata, lui. Stavo pensando che manca pochissimo al nostro film. Ormai ci siamo quasi, pochissimi giorni e tutto il team Trote potrà vedere il nostro film al cinema. Dal 17 gennaio in tutte le sale. Wow, incredibile.
Ok, già che parli del film è un ottimo segno. Hai fatto uno slime, fammi vedere. Wow, che bello, mi piace molto. Sì, è stato molto importante quello slime lì. Perché? È una lunga storia, lascia perdere. Hai fatto una slime challenge? Più o meno. Quindi direi che tutto bene, ciò che finisce bene. Team Trotter, noi siamo davvero gasatissimi perché tra pochissimo ci sarà il nostro film al cinema. Ma non capisco, cosa è finito bene? Niente, lascia perdere, è una lunga storia, ti dico. Ok, va bene, mi fido. Comunque, cliccate qui davanti a me se non siete ancora iscritti al nostro canale. Mentre cliccate qui davanti a me per vedere il video di ieri. Noi vi mandiamo un bacione gigantesco e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!